Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi sono qui per parlarvi di un gioco che ultimamente, come molti ovviamente sapranno se mi seguono in live, mi ha letteralmente rapito per la sua bellezza. Bellezza intesa come complessivo, intesa come opera in generale, proprio perché stiamo parlando di una vera e propria opera, ovvero Theater Item Final Bar Line di Final Fantasy, quindi parliamo comunque di un titolo, ovviamente di un gioco a ritmo, quindi un rhythm game, per chi ovviamente non sapesse, dove classificarlo, che è per l'appunto stato rilasciato su Nintendo Switch e PlayStation 4, ovviamente PlayStation 5 con retrocompatibilità. Il titolo di per sé è il quinto titolo ufficiale della main line, se vogliamo chiamarla così, appunto della saga di Theater Rhythm, e da quello che è stato annunciato, teoricamente dovrebbe essere l'ultima opera, che per l'appunto avrà questo nome. La demo ovviamente era stata rilasciata già dal 1 febbraio e noi l'abbiamo provata in live, mentre invece il gioco completo è stato rilasciato a partire dal 16 di febbraio del 2023. Inizialmente la demo giustamente aveva un gameplay molto limitato, con soltanto 30 canzoni e i personaggi che potevano arrivare soltanto a livello 30. Adesso che invece ho avuto la possibilità di poter giocare al titolo completo, poter effettuare comunque diverse canzoni, riuscire anche a riprendere la mano su un gioco del genere, vi posso effettivamente dare una mia opinione e parlarne come è giusto che sia. Per quanto riguarda il gameplay, ovviamente che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che stiamo parlando di un rhythm game, quindi bisognerà ascoltare la musica in sottofondo e successivamente premere i tasti in corrispondenza delle battute o dei clap, quindi battute o quindi del beat in generale, o comunque degli strumenti di intermezzo che per l'appunto ci permetteranno di suonare la melodia che sentiremo in sottofondo. Melodie che saranno targate principalmente Square Enix, quindi avremo praticamente tutti i capitoli di Final Fantasy, con addirittura delle aggiunte addizionali, come ad esempio le host di Nier, di Octopath Traveler, di Chrono Trigger, Chrono Cross. Comunque avremo la possibilità di avere diversi titoli a disposizione che però verranno rilasciati successivamente con i vari DLC. Per quanto riguarda ovviamente la difficoltà del gioco, se vi interessa sapere anche una qualche concezione di difficoltà, il gioco si sviluppa e si struttura con quattro difficoltà principali, che possiamo comunque tradurre, per chi magari è meno avvezzo ai lavori, con facile, medio, difficile e poi supremo, che sarebbe appunto la modalità extreme, quindi la modalità quella ultra difficile, quella diciamo la modalità ASEAN, se vogliamo dirlo in un modo un po' memoso. Il gioco è pienamente godibile a tutte quante le difficoltà, però se ovviamente volete un'esperienza pacifica, senza comunque frustrarvi troppo, credo che la difficoltà normale possa essere sicuramente alla portata di tutti. Non c'è molto impegno, la sfida si riduce sensibilmente, dato che le prime due difficoltà sono pensate e studiate probabilmente per i meno avvezzi o i novizi che tendono comunque a impratichirsi e successivamente migliorare all'interno di questo titolo, mentre invece le altre due difficoltà sono decisamente uno step superiore per chi effettivamente ha già messo le mani in pasta in diversi rhythm game e riesce comunque ad avere una buona tempistica per quanto riguarda la musicalità delle opere che appunto avremo in sovraimpressione. I comandi saranno molto semplici, ci saranno i comandi di tap diretto che sono segnati in rosso, i tap prolungati che saranno segnati in verde e poi successivamente i cambi di direzione che saranno invece indicati con la palla gialla, che io sinceramente ho trovato molto confusionaria perché avrei preferito soltanto la freccia, la direzione della freccia, come in un qualsiasi rhythm game, al posto di mettere un'ennesima sfera che confonde l'idea di dover avere appunto la pressione del tasto, e avrei messo invece soltanto la freccia ad indicarmi la direzione corretta, mentre invece in questo caso diciamo che si è venuto a creare una leggera confusione. Per quanto riguarda invece la struttura di gioco, avremo praticamente tre
diciamo strutture fisse per quanto riguarda il gioco, ovvero il gameplay principale che si divide nelle field music sequence, quindi nelle sequenze di musica su campo che vengono identificate anche con FMS in acronimo, le battle music sequence, quindi le musiche che si vedranno appunto tramite la battaglia, e poi successivamente avremo gli event music sequence che saranno appunto identificati con EMS. Per chi ha giocato anche a, a Kingdom Hearts Melody of Memory sicuramente avrà già intuito in cosa si strutturano queste difficoltà, e bene o male diciamo che la situazione è molto molto simile. Detto questo, ci sarà la possibilità comunque di giocare attraverso anche tutti i protagonisti della saga con personaggi aggiuntivi che verranno sbloccati successivamente al completamento del capitolo. Completamento che però non necessita di completare le missioni, dato che per l'appunto avremo la possibilità non solo di riprodurre la musica e quindi completare il livello, ma successivamente avremo anche delle piccole missioni aggiuntive che ci sbloccheranno delle ricompense extra se riusciremo a soddisfarle all'interno della canzone scelta. Esistono anche altre modalità, come la modalità museo, come la modalità jukebox, dove sarà possibile anche entrare, ascoltare e guardare anche i propri record, guardare anche tutto ciò che si è collezionato in questo momento all'interno del gioco. E quindi diciamo che per chi come me un pochettino è ossessionato dal completismo e dalla raccolta di oggetti, del farming e di tutto quello che c'è a disposizione, sicuramente avrà diverse ore con il quale divertirsi. Per quanto riguarda invece i personaggi e la struttura un po' più solida del gioco, vi posso dire che ci sono praticamente 104 personaggi giocabili che praticamente fanno capo a tutti quanti appunto i Final Fantasy, e probabilmente a seguire tramite DLC anche i personaggi ovviamente che verranno aggiunti col DLC, però diciamo che quelli iniziali, quelli addizionali appunto, saranno i protagonisti con l'aggiunta praticamente del cattivo principale o dei cattivi principali quando si andrà a completare il titolo. Ad esempio su Final Fantasy, il primo Final Fantasy, avremo Warrior of Light e la principessa Sara, e nel momento in cui completeremo il capitolo avremo anche Garland a disposizione per poterlo utilizzare come personaggio. Su Final Fantasy 7 ad esempio avremo Cloud, Tifa, Zack, nella serie ovviamente spin-off, Aeris, Barrett, tutti quanti, e poi quando completeremo il capitolo addirittura si riesce a sbloccare Sephiroth, quindi c'è la possibilità comunque di poter utilizzare gran parte dei personaggi, e sicuramente qualcuno dei vostri preferiti farà capolino con la testa non appena avrete la possibilità di sbloccarlo. Per quanto riguarda invece la musica in generale all'interno del gioco, abbiamo praticamente 385 canzoni che verranno rilasciate al lancio, e poi successivamente avremo tutte le tracce musicali che verranno aggiunte col DLC. E a proposito di DLC, abbiamo la possibilità di comprare Season Pass oppure direttamente il pacchetto Premium Digital Exclusive, che sarebbe per l'appunto il pacchetto più grosso, ma che con un acquisto singolo vi consente comunque di avere tutto subito senza dover aggiungere un euro in più. Ecco perché diciamo che il prezzo e l'acquisto di questo titolo devono essere abbastanza ponderati, e non fate come me che vi fate fregare subito dal sentimentalismo, perché diciamo che il gioco di base va a costare sui 60-70 euro, e poi successivamente avremo i DLC che potranno essere acquistati singolarmente, oppure acquistare un Season Pass che se non sbaglio costa sui 20 euro, mentre invece alla fine avremo anche la possibilità di acquistare la Premium Digital Deluxe, che per l'appunto costa 110 euro, ma che comunque vi consentirà di avere tutto subito senza ulteriori spese aggiuntive, che secondo me è sicuramente l'acquisto più ponderato e l'acquisto che suggerisco effettivamente di fare ai fan, proprio per evitare di dover spendere ogni volta nel momento in cui si sente una host che dice ma guarda che bella questa host, la voglio, eccetera eccetera. Quindi classica mentalità da giocatore che poi spende più di quello che dovrebbe spendere. Successivamente avremo altre 27 musiche speciali che verranno aggiunte sia nella Digital Deluxe che nella Premium Digital Deluxe.
e poi successivamente avremo il primo season pass che conterrà altre 30 tracce per portare appunto il totale a 442, mentre successivamente gli altri tre season pass avranno la possibilità di contenere per un totale di 90 altre canzoni, quindi un totale generale per chi acquisterà ovviamente il season pass o la premium digital deluxe di ben 502 canzoni. E avere tutte queste canzoni a portata di mano in un unico gioco, secondo me fa sì che il prezzo sia giusto. Ho sentito molte persone lamentarsi, anche io ero una di queste che effettivamente si lamentava del prezzo, ma non tanto perché non lo ritenesse giusto, ma semplicemente perché nel mese di febbraio, soprattutto in questo 2023, praticamente sto spendendo più di quello che io abbia speso nei 10 anni passati a giocare a videogiochi, perché sta uscendo veramente una marea di roba, sia su PC ma anche su PlayStation 5 finalmente, oserei dire, e quindi di conseguenza ci sono diverse spese che per un canale, ma comunque anche per un appassionato, diventano effettivamente un po' più pesanti sul groppone. Si basti pensare che solo febbraio ha in concomitanza Hogwarts Legacy e anche Octopath Traveler 2, anche Yakuza Ishin e poi Atomic Heart e tantissimi altri giochi che per chi non ha il Game Pass è costretto ad acquistare esternamente, quindi direi che effettivamente la spesa effettivamente c'è. Per quanto riguarda invece tutto il resto che vi serve sapere del gioco, vi serve sapere appunto che le difficoltà, come vi stavo dicendo prima, saranno graduali, non saranno così spietate come invece le ho trovate su Melody of Memory, perché comunque su Melody of Memory c'è un distacco di difficoltà forse un po' più netto che va a punire da un lato anche il giocatore, mentre invece ho notato che qui su Theater Rhythm Final Bar c'è una curva di apprendimento che è sicuramente migliore, probabilmente dovuto anche alle 4 difficoltà anziché 3 difficoltà classiche, che però vengono mantenute nelle field, quindi nelle musiche di paesaggio, quindi quando voi camminerete sul paesaggio e avrete la possibilità appunto di suonare la host, lì rimarranno comunque invariate le 3 difficoltà, mentre invece per quanto riguarda quelle da battaglia, quindi le battle team, avrete la possibilità comunque di avere 4 difficoltà crescenti, quindi questa probabilmente è l'unica differenza che dovrei andarvi a sottolineare. Detto ciò, in realtà non ci sarebbe nient'altro da dire se non delle impressioni generali, che il gioco secondo me ne vale assolutamente la pena, proprio perché una collection di tutte queste musiche comprate separatamente vi costerebbero praticamente il quintuplo probabilmente, mentre invece in questo caso avrete comunque una compilation di host di musica molto variegata che potrete comunque ascoltare quasi dappertutto. Tra l'altro bellissima anche l'idea su Switch di avere il produttore musicale che vi consente di ascoltare le musiche anche lasciando la Switch praticamente in standby, quindi potete utilizzare appunto la Switch come una vera e propria fonte di audio originale, che sinceramente ho apprezzato tantissimo. Quindi secondo me il prezzo, data la grossa polemica che c'è stata dietro, secondo me ne vale assolutamente la pena. Poi se siete amanti del genere, se siete amanti di questa tipologia di gioco, allora sicuramente spenderete i soldi li spenderete a cuor leggero. Se ovviamente non siete degli amanti del titolo e non riuscireste in un qualche modo a sfruttare appieno anche la difficoltà del gioco, perché parte della bellezza di questo titolo sta proprio nella difficoltà di dover imparare bene i brani, di dover coordinare bene i movimenti, e quindi diciamo che effettivamente senza la difficoltà il gioco diventa un po' noioso, e allora lì si ha la percezione di aver buttato i soldi.
piccola postilla che metto alla fine di questo video, giusto proprio per non fare un video tutto rose e fiori, purtroppo ci sono anche dei difetti. Dei difetti soprattutto che ho notato a colpa probabilmente della tecnologia DualSense, dato che il joypad, essendo molto sensibile ai movimenti che si vanno ad effettuare con il pad, capita spesso e volentieri che se avete dei trigger vicini di movimento, il joypad interpreta il movimento sbagliato e quindi vi annulla la combinazione o comunque vi assegna il punteggio di male o addirittura mancato. Questa è una cosa che ho notato purtroppo diverse volte mentre appunto giocavo e riproducevo alcune delle host che avevano cambi di direzione veloce, e mi è successo spesso e volentieri ed è una cosa che sinceramente è molto 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 frustrante. Spero che possa essere fissata o che comunque ci sia in futuro la possibilità di poter aggiustare la sensibilità probabilmente delle levette analogiche, perché su PS4 ovviamente la sensibilità è molto ridotta, mentre invece per quanto riguarda il DualSense la sensibilità è praticamente estrema, cioè nel momento in cui tu sposti un attimo la levetta il gioco già rivela il movimento e quindi ti segnala il movimento errato. Questa è secondo me una delle cose più brutte, soprattutto a difficoltà elevata, dato che a difficoltà elevata appunto i cambi di direzione e i trigger sono molto più rapidi e molto più vicini e uno sbaglio potrebbe compromettere addirittura una perfect run o addirittura compromettere un punteggio da record. Quindi credo che questa sia effettivamente uno dei difetti più grossi per un titolo del genere. Quindi la calibrazione della sensibilità, se giocate su PlayStation 5 fate attenzione, perché ho notato questo difetto che è comunque utile segnalare. Detto ciò, ragazzi, godetevi il gioco, io probabilmente lo porterò di domenica in live su Twitch, giusto per rilassarci e fare quattro chiacchiere insieme. Detto ciò, spero che il video vi possa piacere, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco, e vi ricordo anche che tutto ciò che state guardando a schermo sono le mie partite che ho registrato appositamente per farvi vedere il gioco ad una difficoltà un po' più elevata, non suprema, ma difficoltà un po' più elevata. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, vi lascio al video e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.